ritrovare se stessi. Nell'intreccio di questi due miracoli, due donne sono accomunate dall'incontro con Cristo. Dal Vangelo secondo Marco. Essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. Gesù è qui circondato dalla folla, tanti i curiosi e chi cerca risposte. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva». Andò con lui, molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Gairo è padre disperato, teme per la propria figlia. Gesù lo segue deciso ad aiutarlo, la folla aumenta e si stringe a lui. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Questa donna per la sua malattia è costretta a nascondersi. La sua sofferenza non è solo fisica, ma è anche intima e profonda. Prova qui a rubare un miracolo. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. La donna agisce con fede. È certa di ottenere quanto chiede. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?» Gesù è colpito da quanto è appena successo. I discepoli non capiscono e quasi prendono in giro Gesù. Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo, e la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male». La donna racconta la sua storia e la sua guarigione. Da tutti esclusa, ora può tornare e recuperare le sue relazioni. Ritrova prima di tutto se stessa. Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». Gli eventi si sviluppano rapidamente. Cosa si può fare davanti alla morte? Gesù chiede al padre della bambina di avere ancora fede. Tutto sembra finito, tutto appare inutile. E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Gesù entra nella casa di questo immenso dolore. Gesù vede la disperazione. Entrato disse loro: «Perché vi agitate, piangete? La bambina non è morta, ma dorme», e lo deridevano. C'è ancora speranza? Come avvicinarsi al dolore degli altri? Ma egli,
cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Allontanati tutti, Gesù con pochi altri entra nella stanza. Quanto dolore attende risposta. Prese la mano della bambina e le disse Talita cum, che significa fanciulla, io ti dico alzati. E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. 12 anni, come quelli di malattia della donna di prima. Una donna che inizia il suo calvario, una bambina che 12 anni prima inizia la sua vita. Due volti della medesima donna, entrambe ritrovano se stesse. Sono così specchio l'una dell'altra. Cosa racconta questo Vangelo alla tua vita? Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Gesù ci invita al silenzio. È ora il tempo di dare cibo alla bambina. Occorre che riprenda le forze, che cresca, che diventi chi è nel profondo. Ritrovo il centro del mio cuore.